Oh, bella ragazzi, io sono Kant e quello di oggi è il video spiegone di dicembre 2019. E essendo questo l'ultimo video per questo 2019, colgo anche l'occasione per ringraziarti. Sì, ringrazio proprio te che stai guardando perché facendo questo stai supportando il canale e mandando avanti tutta sta baracca. E quindi grazie mille, è stato un anno dal punto di vista del vlog per me molto divertente, andrò avanti nel 2020, ma come direbbe Bender, che... Ehi là, cos'è questo smarmellamento? Quindi sti cazzi di ringraziamenti e andiamo a vedere quali sono state le news, a parer mio in abito punk rock, più rilevanti. Allora, come penso voi già abbiate capito, e se non l'avete capito vuol dire che ci siete rimasti, dicembre è un mese dove ci sono pochissime uscite perché a tutti gli tira un po' il culo uscire a fine anno, perché in questo modo non potranno mai andare nelle classifiche e quindi le uscite in genere non sono tantissime, però ci saranno tante, 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 quante cazzo di volte lo devo dire tante, e anticipazioni, ma andiamo per ordine e come al solito prendo il mio solito foglio. Allora, Fat Mike della Fat Rec ha fatto un video sul canale YouTube della Fat Rec che ti linko qua in descrizione. Linko il video di Fat Mike, come ti linko tutto quello di cui parlerò in questo episodio, dove annuncia le uscite Fat per il 2020. E in ordine abbiamo Days and Days, che tra l'altro loro sono nuove sotto Fat. E cosa ne pensate voi dei Days and Days sotto Fat? Fatemi sapere perché ne sono molto molto curioso. Sai, una band molto molto alternativa che ha firmato per un'etichetta grande, seppur in ambito indipendente come la Fat Rec, ma sono sicuro che nonostante questo perseveranno in tutto e per tutto il loro sound. Poi, sempre delle uscite annunciate di cui ci parla Fat Mike, ci sono i The Bump Ops, Bad Cop, Pierce, Get Dead, molto gasato per l'uscita dei Get Dead, sinceramente. The Suicide Machines, e questa sì che è una buona notizia, anche perché questo vorrà dire che probabilmente ce li ritroveremo in tour e in Europa. Western Addiction, e anche questo un graditissimo ritorno. E poi un nuovo disco di NoFX. Di tutto questo piacevole elenco, purtroppo vedo che manca l'annuncio di un nuovo album dei Dead to Me, ed era sinceramente quello che io aspettavo di più. E questa cosa mi dispiace tanto. Ovvio, non è che saranno solo queste le uscite Fat, ma un album dei Dead to Me probabilmente l'avrebbe detto se fosse stato in uscita. Quindi di sicuro per la prima parte del 2020 non ci sarà un'uscita di questa band di San Francisco che io amo tantissimo. E ho anche messo recentemente il loro ultimo EP in un video dove parlo delle migliori uscite del decennio. Non so se hai visto questo video, in caso te lo metto qua in descrizione. Poi, sempre parlando di uscite previste per il 2020, un live record per i Choking Victim. Ed è qui che dico, ma che cazzo, c'era proprio bisogno di un live record dei Choking Victim? Secondo me non ha alcun senso questa uscita, anche perché dal vivo li ho anche visti e non è che siano proprio una live band clamorosa. Le cose belle le hanno fatte in studio, però boh, un live record dei Choking Victim penso sia l'inutilità fatta disco. Pronto per essere smentito come al solito, però veramente hype zero. Poi andiamo avanti, tralasciamo Aaron Rollins con Cyndi Lauper che cantano Rise Above. Beh, che però ad ammettere è stato un po' divertente. E andiamo avanti parlando di Brian Fallon dei Gaslight Anthem che annuncia un nuovo disco solista per il 2020. Il disco si chiamerà Local Honey e per il momento ha rilasciato un singolo che si chiama Have You Stole My Heart? Io ne continuo a parlare di Brian Fallon perché i Gaslight Anthem, come avrete capito, sono state una delle band più importanti della mia vita. Ma da solista non è che mi stia dicendo tanto. E infatti credo che quest'album probabilmente me lo salterò a pie pari. Adesso stiamo a vedere, magari se sono malinconico me l'ascolto anche. Di sicuro non credo di andarmelo a vedere in concerto. Voi siete gasati dagli album solisti di Brian Fallon? Se sì, fatemelo sapere qua sotto. Poi, andando a parlare di dischi che sono usciti in questo mese di dicembre, quindi vedete che qualcuno li fa uscire, parlo dei miei amici The Livermores che hanno fatto uscire il loro primo LP, un self-titled. E vi linko il video dove raccolgono due pezzi, e tra l'altro nel video ci si vede anche me, quindi se volete vedere il video, bella lì. E anche se vi sto sui coglioni, andatelo a vedere comunque, tanto mi si vede in 2-3 secondi e non rompo troppo le palle.
Andiamo avanti. Ah sì, mi ero segnato anche Burzum, ma questo mi sa che faccio un video a parte, perché a voi qua vi interessa solo del punk rock. Quindi farò un video a parte per il nuovo disco di Burzum, che spiego di che cosa tratterà. E quindi saltiamo una band italiana che sono i Four Different Ways e fanno hardcore melodico, e hanno rilasciato un video che si chiama By the River. Vengono dalla Sardegna, fanno hardcore melodico, sono Ganzi, e andateveli a sentire. Sempre rimanendo in Italia, in zona Ferrara, ci sono i Turn Against, band della quale ho già parlato diverse volte, che hanno fatto uscire un nuovo EP che si chiama Memory. Allora, sono andato al release show di questo EP a Ravenna. Devo dire che l'EP, che vi linko il Bandcamp, è molto molto figo. E sono fondamentalmente, e credo, tre pezzi più due interlude, hardcore in italiano, fatto veramente molto molto bene. Loro sono uno di quei gruppi che sono abbastanza vicini a dove abito, e quindi ho l'occasione di vedermeli dal vivo anche abbastanza spesso, ed è sempre un piacere. Poi, altra band per me locale, infatti sto parlando degli Earthfall da Cesena, che dopo un periodo in cui sono stati un po' fermi, hanno rilasciato una nuova canzone che si chiama I Don't Feel At Home Anymore. E ora invece ritorniamo in Sardegna, perché vi parlo dei Polluzioni Spontanee, band punk italiano che esce sotto Arrosti Records, che hanno fatto uscire il loro primo full length che si chiama Grazie per l'inchino. Tipico punk italiano con testi demenziali bar divertenti, un must per i fan del genere. Quindi se vi piace il punk italiano, andatevi a sentire, perché è uno dei tanti gruppi punk italiano che sono fuori al momento e vale la pena sicuramente di sentire. Ora invece ci spostiamo in Veneto, dove la Glycerine Records, sì, Glycerine Records, l'ho detto bene, mi segnala due uscite: gli Angry Drivers da Treviso, che hanno fatto uscire un pezzo che si chiama Sono Nuovo, e gli Incenere. Incenere, probabilmente un nome che avrei già sentito nominare, ci sono membri di Peter Punk e Cattive Abitudini, e avevano già fatto uscire due dischi, uno nel 2012 e uno nel 2015, spero di averci azzeccato con le date. Comunque stanno preparando un nuovo disco, e per il momento hanno tirato fuori un paio di pezzi, uno dei quali, che ti linko qua sotto in descrizione, si chiama Fidati di me. Video nuovo anche per i DNA 71, del quale avevo già parlato di loro qualche mese fa. Il video si chiama Gente della Notte e fa parte del loro EP Giovani per Sempre. Dell'EP mi pare appunto di averne già parlato, e mi avevano particolarmente colpito, anche perché loro fanno punk rock cantato in italiano, ma con una certa vena quasi cantautoriale. E chiudiamo questo video e chiudiamo l'anno parlando dei Cani Pazzi, che tra l'altro sono stati l'unica band italiana ad essere menzionata nelle mie uscite preferite del decennio, e hanno annunciato che hanno pronto un EP di 4 pezzi nuovi, e stanno cercando un'etichetta che li aiuti a produrre questo EP. Quindi se hai un'etichetta musicale e sei interessato a collaborare con i Cani Pazzi, vai a contattare, che sicuramente sono interessati. E con questo abbiamo chiuso sia il video che l'anno. Quindi quanto a noi, ci si becca molto molto presto, anche perché per gennaio ho tantissime uscite già programmate. Quindi non fate bravi l'ultimo dell'anno, per quel che mi riguarda starò a casa a lavorare, e quanto a noi ci si becca molto molto presto come al solito. Dai!